Estate Leporanese 2022, rivivi l'estate leporanese, una tradizione lunga 25 anni. Ecco, evidenziamo proprio le caratteristiche della rassegna di quest'anno. Sì, le caratteristiche, come hai potuto vedere, Luigi, è un cartellone molto, molto vario, no? Quindi che prende in considerazione lo sport, lo spettacolo, la musica, il cabaret, il teatro, ma ci sono anche eventi culturali di spessore, no? Come la serata dedicata, credo sia il 21 luglio, sono talmente tanti gli eventi che ricordare fino al 25 settembre. Fino al 25 settembre, ricordare a memoria tutte le date non è semplice. Comunque, ripeto, c'è spazio anche per eventi culturali di spessore, come la giornata di giovedì 21 luglio dedicata alla legalità. Avremo l'onore di ospitare questo imprenditore calabrese, Antonino De Masi, che racconta quella che è la sua esperienza di lotta all'ndrangheta in questo caso. Ha avuto Antonino tanti atti intimidatori, attentati, ed ora è sotto scorta, e quindi racconterà a noi come è difficile vivere sotto scorta, però diciamo che il cittadino deve ribellarsi a queste situazioni. Chiaramente ne paga le conseguenze, perché non è poi facile vivere in questa situazione anche lontano dalla famiglia, però diciamo ciascuno di noi deve fare qualcosa per porre fine a queste situazioni di illegalità. E poi ci sono tanti eventi importanti, ne ho parlato prima, e andremo a chiudere il 24 settembre con il Satirion per l'archeologia. È la 23ª edizione, noi come amministrazione ci teniamo molto a questo evento, e saranno premiate delle eccellenze dell'archeologia. Il Satirion è sempre stato organizzato sul nostro territorio, tranne in un anno precedente, ma siamo ben felici che possa ormai continuare ad essere qui. Qui è nato il Satirium, e qui deve continuare ad essere organizzato anche nei prossimi anni.